Finalmente Star Wars Jedi Survivor, grazie a un codice ottenuto da EA che ringrazio. Siamo pronti a iniziare il nostro viaggio con un sequel particolarmente atteso. Allora, viste le tempistiche non comodissime, diciamo che daremo priorità al sapevatelo e eventualmente poi alla recensione, quindi aspettatevi qualcosa entro qualche giorno, ecco. Però oggi ci vediamo i primi 30-40 minuti, insomma, diamo un'occhiata bella approfondita al gioco, considerando che il suo predecessore era tanta roba, per cui speriamo lo sia anche questo suo sequel. Siamo su PS5 con modalità prestazioni, lo dico tanto per. Quest'area è in isolamento. Motivo della presenza? Fategli vedere. Non credevo a quelle voci. Un Jedi. E l'abbiamo preso vivo. Il senatore ci sta aspettando. Potete procedere. Meglio non far aspettare il senatore. Sì. Dovevi morire come i tuoi simili, traditore. Di consegna. Ai moli, saremo abbastanza lontani da occhi indiscreti. Certo, ma cosa impedisce al senatore di prendersi il prigioniero e buttarci giù di sotto? Non deve farsi scoprire. Esatto. Evitare gli inquisitori, anticipare Vader. Quel tizio sta rischiando grosso. Anche noi. Questo distretto è sigillato. Tecnicamente l'impatto di qua faremo una deviazione. Non male. Il senatore Seijan ha ordinato la chiusura di queste strade. Allontanatevi subito o sarete arrestati. Siamo topi in trappola. Non mi piace.
Attieniti al piano e andrà tutto bene. Mi basta essere pagata. Perfioso, vai via. Conosco i miei diritti. Tira al largo, altrimenti verrai con noi. Siamo cittadini, non potete trattarci così. Ma sì, chi lo dice? Il livello 2046 ha visto giorni migliori. La guerra costa, qualcuno deve pagare. Sono il senatore Gao Sejan. È già difficile tirare avanti in questa galassia. Non secondo quel che sostiene la propaganda. Sto zitto, prigioniero. Sono queste le fondamenta dell'impero. Ma come possiamo vivere? Sotto la costante... Mi sembra vero di incontrare un senatore. Ultimamente si mostra poco in pubblico. È una fortuna che per noi sarà un'eccezione. Beh, abbiamo qualcosa che lo farà entrare nelle grazie dell'imperatore. Porco la puttana. Lo vedo. Hanno già controllato al posto di blocco. Nessun problema, agente. Il senatore vuole solo controllare che sia tutto a posto. Possiamo andare. Attenzione, il livello 2046 è sotto coprifuoco per ordine del senatore Sejan. Dovrà entrare e trovare rifugio fino a nuovo ordine. I trasgressori saranno arrestati e tenuti in custodia dalle pattuglie di sicurezza. Vieni qui, Jedi. Voi altri dovrete restare qui. Ah, l'accordo non era questo. Infatti è cambiato. Non questa volta. Vengo anch'io o ce ne andiamo? Solo tu, gli altri aspetteranno. Terrorista! Ti lasci chiamare in quel modo? Adesso basta. Allora, dove l'hai trovato? Mercato notturno. Cercava di comprare una casta di bombe elettroprotoniche da un trafficante Chagrian. Come hai fatto ad arrestarlo? Anche i Jedi dormono, come tu. Quando il senatore ti metterà le mani addosso, vorrai essere morto. Mi piace avere ammiratori. Di qua, Jedi. Fatti gli affari fuori. Infatti sono affari miei. Il prigioniero deve stare illeso. Il senatore mi ha chiesto di portarglielo vivo. Respira ancora, o sbaglio? Droidi. Il distretto è sicuro? Sì, senatore. Sarà meglio. I cani di Vader sono ovunque. I Jedi sono merce rara di questi tempi. Che cos'altro mi hai portato? Provvedi al pagamento. È stato un piacere, senatore. Speriamo di avere altre occasioni per fare affari insieme. Il Jedi fuggitivo, Cal Kestis. Ti sei fatto una certa reputazione. Interi arsenali sabotati, rifornimenti interrotti. Sbandierando questa in modo che tutti la vedessero. Il colpo fallito su Norsid. È stata opera tua, vero? Cosa vuoi, senatore? Una confessione? Tanto lo sai già che ho collaborato con Saw Gerrera. Prima di consegnarti all'imperatore, tu mi condurrai dai Jedi superstiti. Non posso. Resto solo io. È inutile resistere. In un modo o nell'altro lo scoprirò. A volte bastano solo poche parole. Ma laggiù sappi che dispongo di ben altri strumenti. O forse potrei usare questa! La spada laser del tuo maestro, Jaro Tapal, un traditore come te. E pensare che le future generazioni si chiederanno cos'è questa cosa.
una reliquia di un ordine corrotto, vittima della sua stessa arroganza. L'arroganza fa sempre molte vittime, senatore. Di certo, l'imperatore non avrà nulla in contrario se ti consegno a pezzi! Cosa? Davvero credevi di potermi catturare? Sul tuo panfilo hai informazioni militari segrete. E me le hai appena consegnate. Grazie, BD. Brucerai per questo! Quella è mia. Fermate i Jedi! Contatto nemico! Allora... Prendetelo vivo! Io sono... Prendetelo vivo! Esci allo scoperto e parliamo! Uccidete l'assassino! Chi ti credi di essere? Ah, mancato! Mi vedo là sotto! Ah! Informazione! Nonostante... La modella a prestazioni io non lo trovo fluidissimo in questo momento su PS5. Non so se si nota. Stai fermo! Non così in fretta, senatore. Adesso, BD. Viene verso di noi. Sta arrivando un po' veloce. Oh, troppo veloce! Prenditi! Tutto a posto. Cose che succedono. Raggiungiamo quel panfilo. Allora. Ci è mancato poco, amico. Non è colpa tua. Raggiungeremo il panfilo. Io ho aumentato un po' le dimensioni dell'interfaccia sperando che aumentassi i sottotitoli. Invece. Il panfilo è sparito. Tu lo vedi? Negativo. Riferisci. Il prigioniero potrebbe essere con il senatore. Forse è caduto. Voglio una conferma prima che i canali del senatore si riattivino. Vedi qualcosa? No, ancora no. Vieni, moli, dovrò sentato. Andiamo, BD. Eccolo lì! Eliminiamolo! Forza! Prendiamolo! Oh, allora... Non si apre. Tu non puoi farci niente, eh? Hook ha degli evidenti problemi di fluidità in questo momento. Avevo letto in queste ore di qualche patch in arrivo su PC, ma credo che debba arrivare anche su console, perché non è per niente fluido come dovrebbe essere, diciamo. Troppo. Dobbiamo trovare quel panfilo prima dell'impero. Okay, è un qualcosa che sto sperimentando spesso negli ultimi giorni. Diversi giochi che stanno uscendo. Lo vedrete anche in The Last Case of Benedict Fox, un po' lo stesso principio. Devo ridurre la dimensione della... dell'interfaccia, perché avevo aumentato appunto nella speranza che fossero i sottotitoli a cambiare anche, ma purtroppo non è così, non va tanto male. Non so che informazioni abbia nascosto il senatore, ma spero ne valga la pena. Non perdi mai la speranza, vero amico?
Comunque i comandi super reattivi. Non ancora. Andiamo, via, via, via. Possiamo riposarci là. E fin qui. Diciamo che qui non per ora possiamo già fare qualcosa, credo di no. Diventa spada laser e forza. Spada laser. Tutta la vita. Attacca con affondo, mantieni il triangolo per eseguire una stoccata a lungo raggio. E direi che prendiamo esattamente questa. Bene, andiamo. Andiamo. No, vi scongiuro. Sono un reduce. Ne dubito. Devi sloggiare, ordini del senatore. Ora basta, fuoco. Allora. Allora. Non è di qua che si va. Più semplicemente. Cosa dobbiamo cercare? Il sospetto è maschio, avvistato al molo 27. Prendetelo! Non può andare lontano! Questo combattimento è sempre clamoroso. Fighissimo. Sono riusciti veramente a farlo risaltare ulteriormente rispetto al precedente, capitolo. Ho la mappa sbloccata, va bene. Navigazione, leggenda e collezionabili, ok. Ecco il Panfilo, ancora alla deriva. Così ti voglio, PD, ce la faremo. Ho lasciato una cosa che mi interessava, invece no. Ti mangiamo qualcosa a fine turno? Certo, io prenderò un turbo dog. Quelle le fanno con scarti di scrap. Sono soltanto dicerie. Se proprio. Sul bersaglio. Ale. Mi ricordo incredibilmente quasi tutto. Sì, li vedo. Aspetta. Pensavo che su Coruscant fosse tutto più tranquillo. La pausa è finita. Inseguiamolo! Non puoi nulla con tutto. Posso ucciderti anche da solo. Vabbè, ragazzi, io... Saluti e baci a tutti, ci vediamo fra... Quante? 20 ore? Sparisco per 2 giorni. Eccolo, sparategli! Non credere di farmi paura! Siamo stati un attimino... Ormai dovremmo esserci. Tutto a posto, BD? Non guardare giù. Peccato, traditore. Thank you.
Perché ci hai messo tanto? Ho dato un'occhiata in giro. Ho visitato la zona. È tanto che non vengo su Coruscant. Grazie, Bod. Dovere, Kestis. Quando ho visto il molo crollare, ho pensato che il colpo sarebbe finito molto presto. Perché rendergli la vita facile? Ah. Dove sono gli altri? Diretti al Panfilo. Ci troveremo lì. Oh, e Bravo ha chiesto il silenzio radio. D'accordo. Mi fido di Bravo. Kubellis staranno morendo di fame. Latoniani affamati. Oh, meglio evitare. Un giorno ti racconterò di quel lavoro su Carille. Quella fabbrica ha fermato il Panfilo. C'è andata bene. Niente cannoniere. C'è lo zampino dei nostri. Non facciamoli aspettare. Vado. Come ti faremo attraversare? Beh, non ha funzionato. Guarda intorno. Riesci a buttare giù quella cassa? Posso provarci. Ma se mi presti il jetpack, lo facciamo prima. Vale. Quel jetpack è utile. Un giorno ti racconterò come l'ho avuto. Chi ti ha insegnato a muoverti così? Il mio maestro. Quando cadevo, lui mi aiutava a rialzarmi. Allora era un bravo insegnante. Pattuglia di assaltatori. Stanno cercando noi. Meglio noi che il Panfilo, no? Io però devo passare di qua, giusto? Eh sì, da là non... Non c'è spazio o c'è? Non so se fosse previsto... Notevole. Lo facessi in quel modo. Ma chi serve un jetpack? Ah! Vedi quel cavo? Ci penso io, Kestis. Allora. Voilà. Testi a secchio là sotto. È impossibile aggirarli. Dobbiamo farci largo. Io sono pronto quando tu sei pronto, Kestis. E allora andiamo. Ho visto dei nemici. Prova! Ehi là, gente. Cercate noi. Intestiamo. Complimenti. Anche a te. Possiamo chiamare l'ascensore con quel terminale. Vado. Truppe in arrivo. Cogliamoli di sorpresa. Come no, al tuo segnale. Mantieni R1, poi premi quadrato per chiedere a Bod di attaccare un bersaglio nemico. Ora. Arrenditi e basta. Bene, ha salvato tutto lui. Sì, anche tu. Non parlo binario, BD, ma ho capito. Lavoro di squadra. Proviamo lassù. Smettila di leggermi nel pensiero, Jedi. No. Bellissimo.
Allora, stili, attuali stili, quindi ne avremo più di due. Non ho punti abilità disponibili. Non posso fare nulla, riposo. Pronto. Sono con te. Questa mappa... possiamo cambiargli il look. Addirittura fin qui si può arrivare. Pure i capelli diversi. Barba. Corta rasata, capelli non si può cambiare per ora. Barba, un po' di barba. I colori. Stava molto Guardiani della Galassia, non so per quale motivo, ma me lo ricorda. E no, volevo vedere tutte quelle cose che abbiamo sbloccato prima, ma non mi fa personalizzare la spada. Le spade. No. Non da qui, vabbè, poi si capirà. Andando avanti. Andiamo. Già, sembra una città fantasma. Coruscant è cambiato molto negli ultimi anni. Ormai è pericoloso anche solo starsene all'aperto. Guai in vista. Evitiamo quella pattuglia. Giusto. Abbiamo visite, non di cortesia. Dove? C'è nessuno laggiù? No, no. Qualcuno riesce a centrarlo? Io ho anche la forza, giustamente, non la stavo usando. Odio i droidi sonda. A chi lo dici? Non mi piace. Fermati, intruso! Non ho capito con te! Ruoto a fianco! Prendi questo! Se chiama ora di me! Ti piace? Scusa, ti piace. Chi si mette contro di me ha perso in partenza. Vabbè. Sei nei guai. Vieni fuori. Seguitelo. Non lasciarmi fuggire. Brutto colpo per il morale. Fuoco sulle dita. Io posso batterti a differenza loro. Nemici a terra. Complimenta! Devo dire... nessuna uscita. Torniamo indietro. Il problema, ragazzi, in questo momento l'unica cosa che mi viene da dire è... tutto bellissimo, ma sta fluidità... amico, mi fatti uno stile. Se non ci fossi tu... c'è qualche problema di fluidità che impatta anche le fasi di combattimento, poi. Che mi sento un pochino meno... non mollare! Okay. Spero che possano patcharla. Spero che magari non riguardi tutte le piattaforme, ma... credo che BD suggerisca di buttarla giù. Adesso prendo ordini da un droide. In questo momento, almeno qua su PS5,
problema c'è. L'imperatore ha fatto del Tempio Jedi il suo palazzo. Già, sembra essere la specialità dell'impero. Prendere qualcosa che ami e trasformarlo in qualcosa di cui non sopporti neppure la vista. Da quanto tempo lavori con Saw Gerrera? Non molto, solo qualche lavoretto in giro. Sei entrato nelle sue simpatie? Non è facile. Oh, so fare il mio lavoro e non faccio domande sbagliate. Una combinazione che tende ad aprire molte porte. Potremmo usare quella gru per attraversare il ponte. Gli rivoltiamo contro i loro stessi strumenti. Jedi, qui deve essere uno scherzo, no? Pare che ci sia stato un tentato omicidio. Qualcuno voleva uccidere il senatore. È da pazzi, mentre... Preparati a combattere, Cal. Sarò al tuo piano. Andiamo, Kesti! Tutto come previsto. Va tutto bene. Puntamento! Ricevuto! È ora di finirla! Scorciatoie su scorciatoie. Sembra un minerale raro di qualche tipo. Sì, proprio bello. Dove... Aspettavo questo momento barattolo! Non sei aspettata. Insufficienza rilevatori. Reagisci! Potenza insufficiente. Umano improduttivo. Non possono fermarci. Ale! A quel tizio non piacevi proprio. Credo che nemmeno tu gli piacessi. Non so come salire. Diamo un'occhiata. Trovato qualcosa? Che cos'è? È un cavo di risalita. Li usano nei cantieri adesso. Si può riparare? È un po' rovinato. Ma non da buttare. Basterà una aggiustatina. Quindi hai affrontato l'impero su Kashyyyk? Già. Dirottare un camminatore e forzare una prigione imperiale non è da tutti. Quello l'ha fatto BD. Solo voi due? E qualche amico. Invece che mi dici di te? Sei qui per i crediti? I crediti non guastano mai. Però... ho una figlia. Kata. Non ci vediamo quanto vorrei, ma almeno posso mantenerla. Deve essere dura non vederla. La madre è... No, non c'è più. L'impero ce l'ha portata via. Mi dispiace. È successo a molti. Ogni giorno di più. Ne hai mai usato uno? Mi arrangerò. Ero un rottamatore su Bracca. Ne hai fatte di cose per la tua età. Cerco solo di sopravvivere. Non sei il solo. Allora. Il
cavo di risalita sta reggendo. Bene, questo mi tranquillizza molto. Possiamo usare quel terminale per ruotare il cartellone. Non è stato difficile. Torniamo al ponte. Spero che gli altri stiano bene. Se Gabs si annoia, potrebbe svagarsi violando le comunicazioni imperiali. È così brava? Fin troppo. Addestrata dal sindacato, ma poi si è inimicata ai suoi datori di lavoro. Bravo era un pilota della Repubblica. Ex militare. Spiega molte cose. Come hai iniziato a lavorare con Pubelis? Una taverna su Norsid. Un cacciatore mi aveva rintracciato. I gemelli l'hanno buttato in un pozzo. Da allora siamo amici. Fermiamoci qui. Un po' meno di meditata. Riposa. Pronto? Bella squadra, Kestis. Spero di fare la mia parte. Ci hai portati dal senatore. Vuole raddoppiare la mia fetta. Ho capito bene, BD? Ale. Cal, felice di vederti. Bravo. I lavori non vanno mai secondo i piani, eh? E questo è il bello, no? Come va il nuovo arrivato? Parla molto, ma combatte bene. Ben detto. Gabs ha manomesso il Panfilo. Il senatore non può chiamare aiuto, ma si è chiuso dentro. Hai provato a bussare? Patissa! Patissa! Ho scommesso coi gemelli che il senatore ti aveva imbalsamato. Merito una fetta anch'io. Ehi, Cal, se crepi mi becco io la Mantis. Scusa, Gabs, non spetta a me cederla. Allora, qual è il piano? Quel Panfilo è un Siena Ramsidian. Il senatore ha informazioni militari sul suo terminale qui. Forse è una possibilità contro l'impero. La cabina, però, ha delle porte anti-blaster. Neanche i gemelli possono aprirle. Noi come entriamo? Voi fate scendere il Panfilo. Io farò una delle mie magie. Insieme al mio assistente. Prendo il nostro mezzo. Torno in un attimo. Andiamo. Gemelli, fate arrivare Cal dall'altra parte. Non ciò facciamo. Bene, ragazzi, io mi fermerei qua per adesso. Insomma, abbiamo visto ricevuto che le cose sono assolutamente positive. Fluidità a parte, come vi dicevo, che è una cosa che spero venga aggiustata, perché rappresenta di fatto un problema in questo momento. Però ne riparleremo, avremo modo di valutare anche nei prossimi giorni. Appunto, ci metterò comunque qualche giorno a finirlo per poi portarvi la recensione finale, e di conseguenza mi auguro che per allora qualcosa sarà arrivato così da potervene parlare. Ragazzi, io adesso vi saluto. Un grazie di nuovo a Electronic Arts e noi ci vediamo alla prossima.